Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Questo pane lo abbiamo fatto insieme al gruppo, abbiamo fatto tutti i passaggi sotto la guida di Rosa. Vediamo adesso, come eseguirlo. Nel pomeriggio abbiamo rinfrescato la pasta madre, ci siamo tenuti 30 grammi e la sera con gli altri ingredienti abbiamo preparato il prefermento. Questo è il mio prefermento, ho messo 130 grammi di farina di tipo 1, 180 di acqua e 30 grammi della mia pasta madre che avevo portato al raddoppio. Questo è quello di Rosa. Lo lasciamo lievitare coperto da pellicola 12 ore, quindi tutta la notte. La mattina si presenta così. Adesso mettiamo in autolisi la farina, versiamo tutta l'acqua sui 750 g di farina, lasciamo riposare mezz'ora, almeno mezz'ora. Ecco qua. Questo è il mio impasto e dopo mezz'ora ci verso il prefermento. Ecco qua, ora faccio girare l'impasto con la planetaria, naturalmente potete farlo anche a mano, come volete, non è un problema. Metto il gancio e faccio girare per una decina, 10 minuti. Bene, il nostro impasto è pronto, ora lo lasciamo una mezz'oretta direttamente in ciotola e poi iniziamo a fare le pieghe, due giri di pieghe per far prendere un po' di forza all'impasto. Tra una piega e l'altra facciamo passare 20 minuti. Dopodiché copriamo con la pellicola e lo facciamo raddoppiare. Una volta raddoppiato, ci vorranno pressappoco 2 ore. Lo versiamo su un piano di lavoro infarinato. Cerchiamo di lavorarlo molto delicatamente, senza smontarlo. Qui arriva il difficile. Adesso dobbiamo procedere per le pezzature e poi per formare le baguette. Fatte le pezzature, le lasciamo rilassare un attimino, 10-15 minuti, e poi formiamo le baguette. Per le baguette ci vorrebbe un contenitore per metterle a lievitare, un contenitore apposito, ma noi non ce l'abbiamo, le mettiamo con la carta forno. Quando sono belle gonfie, possiamo procedere per i tagli a spiga. Ne facciamo due, con la forma della spiga.
Naturalmente io la prima volta che faccio questi tagli non è che mi riescono proprio benissimo, eh. Ci provo. Beh, diciamo che non è il massimo, ma più di questo non ho saputo fare. Vabbè, comunque, mi sono divertita tantissimo a fare questa cosa. Qui ci sono le foto, dei partecipanti all'impasto collettivo. Ne ho messa solo qualcuna, naturalmente, perché eravamo veramente in tanti. Eccoli qua, vedete, sono molto più bravi di me. Guardate questo di Rosaria, che bello, che bei disegnini, brava. Inforniamo a 230-240 con il solito pentolino di acqua e ci vorranno una ventina di minuti. Bene, come vedete, con l'aiuto della nostra rosa siamo riuscite a seguire tutti i passaggi. E devo dire, niente male questi panni. Ciao amici, ci vediamo al prossimo video e naturalmente al prossimo impasto collettivo. Ciao ciao!